Pace a te, anche oggi siamo insieme e vogliamo ringraziare il Signore insieme per la bella occasione che ci dà di poter essere insieme e condividere la sua parola. Vogliamo insieme desiderare, invocare lo Spirito Santo nel nostro cuore che ci dia luce, che ci dia voce, che ci dia idee, che ci dia... Comprensione, mm. gloria sia resa al Signore. E il, il soffio dello Spirito Santo porta parole speciali al nostro cuore. Ascolta, ti voglio dire, quando a te manca il fiato non esce la parola. Quando tu respiri, hai ah, la forza per far uscire la parola, e così quando noi inspiriamo con la passione del nostro cuore che lo spirito santo agisca nella nostra vita, egli porta idee, li compone, ci parla, ci dà luce e qualche volta chiede pure la nostra voce per dire quello che vuole dire. Non è un respiro solo dell'aria per far uscire la voce, è un respiro desiderio di essere ripiena dello Spirito Santo. Essere ripieno dello Spirito Santo. Essere ripieno dell'alito dello Spirito di Dio, che porta vita nella nostra vita. Ti voglio dare un'immagine che spesso mi parla. Quell'opera d'arte di Adamo che era buttata lì per terra composta, un po' di terra messa insieme, Dio ne fece la forma, lo creò. E poi dice la parola del Signore, soffiò nelle sue narici e si mise a camminare. Vogliamo dire al Signore questa mattina? Soffia dentro di me l'alito del tuo Santo Spirito, il soffio dello Spirito Divino, lo Spirito di Dio che soffi dentro di te, dentro di me. Però realmente, se noi stiamo con il cuore chiuso e con il desiderio chiuso, da dove deve entrare? Fa conto che io resto con il naso chiuso. Mm. Da dove deve entrare l'aria per poter mettere fuori la parola? Devo avere quella predisposizione interiore di... Per poi parlare, noi dobbiamo avere una predisposizione del nostro cuore di ispirare la presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita, del soffio divino dello Spirito Santo che compone nuove idee, che ci interpreta la parola di Dio, quello che ci vuole dire, perché Egli ci ispira. Mm. Egli ci illumina, ci ispira, ci guida, veniamo ispirati, ci porta rivelazione. Comprensione della parola vuol dire. La rivelazione è comprensione di quello che leggiamo. È comprensione di quello che è il piano di Dio per noi. Non è chissà che cosa. E riceviamo comprensione. Perciò... Vogliamo con tutto il cuore ispirare la presenza dello Spirito Santo con una passione nuova questa mattina. Mm. E c'è un bel canto che ci aiuta. Dobbiamo desiderare che questo accada nella nostra vita. Signore, fammi una serva fedele, fammi un servo fedele. Glielo vogliamo dire con tutto il cuore, con tutta la passione. Che non siano solo parole giusto che cantiamo, ma che sia un desiderio profondo nel tuo cuore e nel mio cuore. Signore, o oh, se posso essere un servo, una serva fedele, quest'altro poco di tempo che mi lasci su questa terra, per poi venire con te. Cantiamolo questo bel canto, e desideriamo ardentemente di poter essere una serva fedele un servo fedele gloria al signore cantiamolo insieme signore fammi un servo fedele ambasciatore il Santo Evangelio, questa preghiera mi viene da... nostri cantici attraverso whatsapp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'italia ricorda di inserire il prefisso più 39 perché dobbiamo essere così cercare di essere fedeli per portare il vangelo ma perché non possiamo fare un'altra cosa pure Certo, possiamo fare anche altre cose. Ma l'ordine che ha dato Gesù ai suoi discepoli è che facendo le altre cose pure non dobbiamo perdere l'occasione di testimoniare del Vangelo che ha trasformato la nostra vita. Chi lo può dire e chi lo può fare se non colui, colei che ha ricevuto grazia dal Signore, che la sua vita è stata cambiata, trasformata, liberata, benedetta, guarita. Non c'è chi lo può fare meglio di coloro che hanno avuto un incontro con il Signore. È proprio a quelli che il Signore ha affidato questo compito. Perciò dobbiamo essere fedeli soprattutto a quello. Guardiamo cosa dice il Signore in Matteo 28 dal verso 18: È un ordine che viene dal Signore, non è se vi sentite. Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, e non si ferma qui. Continuiamo, vediamo cosa dice a noi. Andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Leggiamo il verso 20, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Sai che per fare questo, questi tre versi, che è un ordine del Signore a tutti i credenti, tutti, nella misura che ognuno può, abbiamo bisogno questa mattina proprio di... chiedere al Signore di essere fedeli per svolgere questo piccolo compito, che è un grande compito, e che il Signore ne tiene conto come noi ci muoviamo. Rileggiamo insieme quel canto senza, senza cantarlo, per fare quello che dice il Signore. Noi abbiamo bisogno di essere fedeli al Signore di cogliere ogni occasione, occasione e dare voce allo Spirito Santo quando ci parla che ci troviamo in circostanze dove dobbiamo farlo, non quando ci capita, noi dobbiamo creare le occasioni. Le opere missionarie partono proprio in questo modo, si creano le occasioni per avere l'opportunità di testimoniare del Signore. Signore, fammi un servo fedele. Per fare cosa? Per, es per essere un ambasciatore. Mm. Hai capito cosa siamo noi? Ambasciatori del regno di Dio sul pianeta Terra. Siamo in trasferta qui sulla Terra. Ambasciatore del Santo Evangelo. Questa preghiera mia viene dal cuore. Fammi, Signore, ti prego, Signore, un servitore fedele. Hai questo desiderio nel cuore? Se tu hai questo desiderio, Dio ti dà tante occasioni e tu te le prendi tutte senza perderne una. Preghiamo il Signore insieme che questa mattina ci faccia vedere attraverso la sua parola quanto possiamo fare dove noi siamo, a partire dalla nostra vita, la nostra famiglia e la comunità che noi partecipiamo. Veramente non è così difficile. Perché le chiese che abbiamo in Italia non sono grandi, di grandi dimensioni, che per metterle insieme chissà quanti pastori e quanti cani ci vogliono per mantenere le pecore insieme. Sono tutte chiesette, siamo tutti di media, chiesette di poche persone. Siamo una buona famiglia. Diciamo che. La media si aggira tra i 30-40 membri e qualche famiglia un po' più grande è come la famiglia di Giacobbe quando andò in Egitto, erano 70 persone. Beh, diciamo, queste grandi complicazioni in una comunità di queste dimensioni è come avere un caseggiato, una famiglia messa insieme tra nonni, generi, nuore, genitori, figli piccoli, figli grandi. Insomma, questa è la Chiesa. Una buona famiglia. Pare che in certe Chiese non ci si riesce proprio a mettere d'accordo. E pare che sia tanto difficile, è possibile. A volte i figli sono scapestrati, ma qualche volta anche i genitori. Non. Però cerchiamo di vedere come possiamo vedere una riforma nel luogo dove noi partecipiamo e cosa possiamo fare noi alla luce della parola del Signore. Ci vuole un po' di buona volontà. Sai che tu puoi essere uno strumento speciale nella comunità dove vai? Dipende da che lato guardi le cose. Perché molte volte le opportunità li vedi come le difficol delle difficoltà e se cambi gli occhiali e ti metti gli occhiali di Dio, vedi come vede Dio, allora cominci a vedere le cose diverse. Mm. Vogliamo chiedere al Signore che questa mattina attraverso la sua parola ci parli come avere una famiglia spirituale che ti viene il piacere di starci dentro. Vediamo la parola del Signore come ci consiglia questa mattina e cosa puoi fare tu e Dio per migliorare. Preghiamo prima di tutto il Signore che lo Spirito Santo ci parli questa mattina. Eh? Preghiamo insieme. Signore, veniamo a Te e ti chiediamo di parlare ai nostri cuori questa mattina e di far diventare ognuno di noi uno strumento speciale nelle tue mani per essere di aiuto per l'avanzamento dell'opera tua nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra comunità, sul posto di lavoro dove siamo e dovunque ci muoviamo. Signore, fammi un servo fedele, fammi una serva fedele, possa essere questo il desiderio di ognuno di noi questa mattina. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen. 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 Possiamo vedere la nostra chiesa diversa. Ci sono difficoltà, senza dubbio. C'è il pastore che non sappiamo, i membri che non sappiamo. Ma alla fine sorre. Frate, abbiamo detto una cosa che ci deve portare a riflettere, ma quanti membri sono nella tua Chiesa? Che realmente non si riesce proprio a... Con l'aiuto della parola del Signore e tutti i consigli che ci sono, se ognuno di noi sceglie quella parte in santa umiltà, cominciamo a metterci nel cuore di voler vedere l'opera del Signore che prosperi. È chiaro che dobbiamo metterci all'opera, personalmente. C'è però che chi vede le mura rotte, chissà quante persone, erano andate a Gerusalemme e avevano visto le mura bruciate, gli animali che andavano dappertutto, le case vuote, bombardate e bruciate. E hanno detto, questa è Gerusalemme messa male, tutta messa male. Ma un giorno arrivò una notizia a Neemia, che questa cosa gli rattristava il cuore, che si preoccupò davanti al re perché era un dolore nel cuore, che se ne accorse il re e disse, ma che cos'hai Neemia? E lui espresse ciò che aveva nel cuore. Come posso essere felice? Perché mi è arrivata una notizia che Gerusalemme, la città di Dio, la capitale di Dio sul pianeta Terra, il centro che Dio si è scelto sul pianeta Terra. Proprio per avere un punto di riferimento, è messa sottosopra. Come posso essere contento? Allora, trovo grazia presso quell'uomo e tutto cambiò. La mano di Dio cominciò ad essere su di lui. Guarda, sorella. Cioè, se tu hai a cuore l'opera di Dio e sai che il punto di riferimento nell'area dove tu sei è la Chiesa, mm, quando vedi che non funziona e vedi quasi le mura tutte ed animali selvaggi che sono nella Chiesa, come ti senti? Vuoi vedere che sei proprio tu che quasi continui anche tu a finire di buttare giù qualche pezzo di muro che è restato? E se così è, allora non ti puoi lamentare che non funziona il pastore, che non funzionano le sorelle, che non funzionano i fratelli. C'è qualcosa che non funziona dentro di te e dobbiamo vedere alla luce della parola del Signore. Io ho detto la parte peggiore questa mattina, però c'è quella migliore, che se ci mettiamo insieme può cambiare tutto. Perché non è una grande chiesa, quando siete nella tua chiesa, è veramente tanto difficile mettere insieme un po' di persone per adorare e benedire Dio ed essere benedetti dallo Spirito Santo no Dio lo vuole allora se Dio lo vuole hm, lo devi volere anche tu e devi vedere come fare per fare la tua parte metti a fuoco tutte le capacità che hai con l'aiuto del Signore metti in moto anche quello che ci vuole per essere di sostegno, eh, se c'è da mettere mano alla tasca per l'opera del Signore, fallo perché Dio ti benedice. L'esempio di Neemia cominciò a prendere da quello che aveva lui e poi man mano passò agli altri e Dio lo benedisse in un modo potente. Dio ti vuole benedire, mi vuole benedire. Se noi abbiamo questo sentimento, Signore, fammi un servo fedele, ambasciatore del Santo Evangelo, dovunque ci troviamo. C'è qualche parte del Vangelo che possiamo esprimere. Vediamo insieme. Possiamo vedere la nostra Chiesa diversa. Cominciamo a guardare la parte spirituale, perché quella è la base di ogni cosa. Leggiamo insieme. In 1 Corinzi, capitolo 14, verso 26, dice così, che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ognuno deve cercare. Di mettere un mattone sull'altro perché il muro cresca, se tu l'altro lo mette e tu lo togli, si resta sempre senza mura. Cercate di usare i doni spirituali per cominciare, non vietate la preghiera nello spirito, fate tutto per l'edificazione di tutti, non solo un piccolo gruppo sempre quello, ciascuno con ordine, cioè non è che ci sono nella Chiesa 4-5 privilegiati, loro pregano, loro parlano, loro dicono, loro fanno e tutto il resto sta lì. No, qui dobbiamo pregare che se così è, dobbiamo pregare per il nostro pastore perché deve dare l'occasione a tutti e deve mantenere un equilibrio spirituale. Dobbiamo pregare che lo Spirito Santo lo aiuti. Perché sennò no, che succede? Non siamo edificati. La parola del Signore dice o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ciascuno con ordine. Certo che se ci sono sempre le solite due o tre persone, il pastore, la moglie e altri due, tutto il resto sta lì a bada come se non fosse presente, c'è qualcosa che dobbiamo cercare di essere di aiuto per dare questa, questi suggerimenti con amore al pastore e alla moglie pure. Leggiamo insieme in primo Corinzi capitolo 12, 8, 10 che ci aiuta a comprendere così ci imbocchiamo le maniche tutti stamattina e cerchiamo di cambiare il luogo di adorazione che è molto necessario. Infatti... A uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito. Ha un altro potenza di operare miracoli, ha un altro profezia, ha un altro il discernimento degli spiriti, ha un'altra diversità di lingue, ha un altro l'interpretazione delle lingue. Che bello. Ti piace stare in una chiesa così? Abbiamo bisogno di ritornare alla ricerca, prima di tutto, dello Spirito Santo perché tutte queste cose è sempre quell'unico e medesimo spirito che fa tutto questo. È come il dono dello spirito, l'amore che si allarga nel portare poi tutto il resto, tutto il prodotto che ne viene fuori dalla, dal dono dello spirito, che è amore ne viene fuori la gioia, la pace, la longanimità, la benignità, la dolcezza, la temperanza, l'autocontrollo. Perciò il perno è sempre l'energia spirituale. Ma tu la stai cercando. Tu stai cercando la pienezza dello Spirito Santo nella tua vita. Perché se non la cerchi tu, non puoi pretendere che gli altri lo fanno. Perciò personalmente dobbiamo cercare quella comunione, quella potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Poi possiamo essere di aiuto agli altri, perché se non ce la facciamo a portare i nostri pesi, come facciamo a aiutare gli altri? Hai capito bene. In queste riunioni non sono culti di mezz'ora, compreso tutto. È chiaro che in questa modernità con mordi e fuggi che si corre e si parla di una predicazione di un quarto d'ora, venti minuti, e poi tra l'offerta e qualche canto, totale mezz'ora e poi andiamo a casa. Se è vero che per nutrire il nostro corpo abbiamo bisogno del tempo per mangiare, giusto? Abbiamo bisogno del tempo per mangiare anche per la nostra vita spirituale. Per esempio, quando andiamo a un matrimonio, si comincia a mangiare alle 2 del pomeriggio e si mangia fino alle otto la sera. Ma che cosa succede? È troppo, però intanto mangiamo sempre, ci nutriamo. Abbiamo bisogno di rimodulare il sistema di adorazione. Mm. Noi già arriviamo freddi, tesi, macchine, traffico, difficoltà, la famiglia, chi non si alza, chi... Mezz'ora, freddi come siamo, non ci accorgiamo neppure che siamo stati al culto. Hai capito bene? Il mordi e fuggi non ci porta da nessuna parte. Ora quando fa freddo, prova ad accendere i riscaldamenti nella tua casa per 20 minuti e poi li spegni. Vedi che differenza passa nella casa, non te ne accorgi che l'hai accesi. La nostra vita spirituale ha bisogno del tempo e noi ci dobbiamo predisporre per questo, perché noi abbiamo 24 ore al giorno per conto nostro. Non può essere che il giorno del Signore, la domenica, dedichiamo mezz'ora al Signore e pensiamo di aver fatto chissà che cosa, oppure tre volte mezz'ora in tutta la settimana. No, questo non funziona. In un matrimonio si mangia dalle 14 alle 22. Quando fa freddo, prova ad accendere per mezz'ora i riscaldamenti e guarda che cosa noti nella casa. Freddo come prima. Qualcosa deve cambiare. Dobbiamo metterci insieme e dire che vogliamo fare. In una famiglia si fa così. Guardiamo cosa ci dice la parola del Signore nel capitolo 11, verso 17 di primo Corinzi. È Paolo che istruisce la Chiesa, ma c'è qualcosa che non funziona e non la loda. Noi non ci possiamo lodare se siamo così. Nel darvi queste istruzioni, non vi lodo perché vi radonate non per il meglio ma per il peggio. Qui si riferisce al culto tante volte. Facciamo le cose nella Chiesa e per questo motivo non viene glorificato Dio. E anziché uscire dal culto benedetti, usciamo feriti. Che cosa succede? Non è questo che vuole Dio. E la sua parola ci dice che noi dobbiamo fare le cose per onorare Dio, perché quando noi tutti andiamo per onorare Dio, veramente Dio onora noi con la sua presenza. <coughs> Leggiamo questo verso che ci aiuta a comprendere che c'è qualcosa che deve essere sistemato nella nostra vita e nell'ambiente dove andiamo per adorare il, adorare il Signore. Nel darvi queste istruzioni non vi lodo, perché vi radunate non per il meglio, ma per il peggio. Per, non per onorare Dio, ma per Dio ci aiuti. Già hai capito bene. Se quando vai in chiesa anziché essere benedetta, spiritualmente parlo non di quattro ciancerie che ci diciamo sono le solite quattro, cinque sorelle, sei, sette fratelli che fanno sempre carte loro. No, insieme tutta la Chiesa, leggiamo il verso 18, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi e in parte lo credo, dice comunque quello che vi sto dicendo, quello che mi è stato riferito, ci credo perché sento nello spirito che è così e quando ci sono divisioni nella Chiesa la Chiesa viene dilaniata, dilaniati dalla discordia, anziché dall'essere accordati. Pensa a una banda che suona con tutti gli strumenti scordati, che cosa ne esce fuori? Perciò dobbiamo rivedere un poco tutto. Dobbiamo avere il coraggio di metterci insieme e dire dov'è il problema? Davanti al Signore. Continuiamo a leggere nel capitolo 3, dal verso 1 al verso 3, perché ci fa vedere le parti negative, ma che con l'aiuto del Signore vedremo anche quelle positive e come e da che parte dobbiamo prendere noi per andare avanti. Fratelli. Io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Leggiamo fino al verso 3. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e conteste, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana, allora mm, abbiamo capito che cosa c'è. Torniamo alla base, abbiamo bisogno costantemente di sentire la presenza dello Spirito Santo, perciò singolarmente ognuno di noi a casa, non in quella mezz'ora, deve cercare lo Spirito Santo. Il desiderio più grande di una Chiesa che funziona, quando i membri a casa cercano lo Spirito Santo, quando ci raduniamo, allora vediamo quello che abbiamo letto. Quando vi radunate, uno tiene una cosa, l'altro tiene un'altra. Non te la prendere col pastore, sorello. Se tu a casa non prendi mai la Bibbia, non preghi, non fai niente. Il punto è il tuo, devi stare attento. Il mordi e fuggi nella chiesa non va bene. Noi non abbiamo chiese di grandi dimensioni e numerose. Sono come una buona famiglia, ho detto prima come quella di Giacobbe quando scese in Egitto, 70 persone, Ma fratello, re, è mai possibile che 70 persone, tra bambini e anziani, non si riesce a convivere con l'aiuto dello Spirito Santo della tua Chiesa? Allora c'è qualcosa che non funziona e dobbiamo prima di tutto rivedere la nostra vita. Dobbiamo subito usare diligenza. Guardiamo come la parola del Signore ci è di aiuto, perché tutti i consigli per il buon andamento della nostra vita spirituale, familiare e comunitaria, c'è tutto nella parola del Signore. Guardiamo in Efesini capitolo 5 verso 15 come ci aiuta ad usare la diligenza. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate ognuno di noi, non da stolti, ma da saggi. E questo lo dice a tutti. Dobbiamo cercare di correggerci se vediamo che dobbiamo avere quella maturità di essere di aiuto agli altri perché se lasciamo andare la cosa peggiore. Guardiamo un esempio che ci dà il Signore Gesù Cristo. È una regola d'oro che funziona e funziona per tutti. In Matteo capitolo 7 verso 12, guardiamo a questo punto il Signore Gesù che cosa ci dice, come ci dobbiamo comportare. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, ah, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Molte volte diciamo, quello non mi ha salutato, non lo saluto manco io, ma chi l'ha detto che lo deve fare prima lui? Fallo prima tu. Questa regola d'oro ci permette di agire e metterla in moto. Se l'ha detto Gesù, guarda che funziona. La regola d'oro da Gesù, questo principio, non è un principio a casaccio. Questo è un principio divino che Dio usa, che Gesù ha usato. E infatti, Gesù che cosa ha fatto? Quando è arrivato al punto di scendere fino a lavare i piedi dei discepoli, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, questi principi, come discepoli di Cristo, spetta pure a noi. Perciò quando dice... Leggiamolo insieme un'altra volta così ci rendiamo conto. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Questo è un modello divino, Gesù lo ha fatto e dice a noi. Nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 5, verso 48, ci dice da dove viene questo principio. Questo è un principio divino. Voi dunque, dice a noi, come figli di Dio, voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Ma non si parla di una perfezione da essere perfetti come Dio. Ma quando eseguiamo i consigli di Cristo ci addentriamo in quello che Lui richiede ed è una perfezione parziale di alcune azioni che ci indica da fare perché li fa Lui. Gesù lo ha fatto. In questo caso, per poterlo fare, abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo ci aiuta in queste cose, dobbiamo cedere a Lui prima possibile. Quando Lui ci suggerisce di fare atti, passare e promuovere atti di umiltà nella nostra vita, senza di Lui noi non lo facciamo, con Lui invece ci fa piacere farlo. Perché siamo obbedienti a quello che Lui ci indica. La base è sempre quella di dare spazio allo Spirito Santo nella nostra vita, perché senza prevale la nostra natura carnale, come abbiamo letto prima, in quella Chiesa prevaleva la carnalità. E eh beh, allora. Non era una chiesa secondo Dio, era una chiesa secondo noi. Lo Spirito Santo ci aiuta in queste cose, dobbiamo cedere a Lui prima possibile. Guardiamo come continua in Efesini, abbiamo letto il verso 20, 15, leggiamo il verso 16 per non perdere il filo. recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi, lo dobbiamo fare prima possibile, cogliamo ogni opportunità, così superiamo, facendo quello che è buono e per il bene comune. Una predisposizione che cerca di aiutare gli altri prima che possiamo. Guardiamo il verso 17 che ci aiuta pure, che dice... Nel darvi queste istruzioni, perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Dobbiamo avere quella vedutezza di comprendere la volontà del Signore come ci dobbiamo muovere nel contesto dove siamo. Guardiamo insieme come ci aiuta sempre la parola del Signore. In Colossesi capitolo 4, verso 5 e 6. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori e quelli di dentro, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Per sapere come dovete rispondere a ciascuno, il sale rappresenta la incorruttibile parola di Dio. Il sale non fa inverminire il prosciutto, il baccalà, il formaggio, lo conserva e gli dà sapore, gli dà gusto. Il nostro parlare può dare gusto e sapore a quello che noi diciamo. È chiaro che dobbiamo muoverci in questi parametri per vedere i risultati. Se invece quando parliamo siamo sempre aggressivi, pungenti, sempre con i denti fuori, non so se hai visto la volpe come fa quando ti vede, fa sempre che ti vuole mordere sempre con i denti fuori frate, sore non dobbiamo stare sempre con i denti fuori e con una lingua come quella della vipera che ha il veleno sempre sotto per, iniet per iniettarlo dobbiamo metterci un po' di miele quel miele di favi che dice il salmista la sua parola è dolce al palato come il miele dei favi, un miele dolce e tenero. Continuiamo a leggere in Efesini 5, 18, eravamo arrivati al 17, così abbiamo un quadro chiaro perché la Chiesa si deve risollevare con la collaborazione di tutti, tutti dobbiamo partecipare, non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito e torniamo sempre lì. L'energia che ci dà la forza di poter fare quello che stiamo dicendo è sempre la presenza continua dello Spirito Santo nella nostra vita. Essere sotto il controllo dello Spirito Santo momento dopo momento. Ed anche nell'adorazione continua, leggiamo il verso 19 che ci aiuta a comprendere, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, che ci sia sempre l'approvazione e la presenza dello Spirito Santo. Un controllo continuo, devo dirlo, non devo dirlo, guidami, fammi comprendere, senza splaffonare. C'è un detto che dice di inserire il cervello prima di cominciare a parlare. Molte volte non solo non inseriamo il cervello, ma andiamo avanti così ad aria a ruota libera, e poi per riprendere tutto quello che abbiamo detto diventa molto difficile che ci sia sempre l'approvazione dello Spirito Santo in qualsiasi forma di adorazione in qualsiasi forma di musica pure di stile e adorazione secondo parole pensate che suonano che sono buona parte nei salmi Per l'adorazione non ci dobbiamo inventare parole come ste chiese moderne che fanno un sacco di fracasso e non si riesce a capire che dicono. L'adorazione non è quella. Ti sarà capitato di assistere a un culto sui social dovunque che tu non capisci mezza parola di quello che dicono. Un rumore che sembra, poi con queste luci blu che ci sono adesso, sembra che stai in una discoteca, ma che non si capisce niente. Con un po' di ventole, un po' di qualche ragazza che sventola la bandiera. E per questi è questa l'adorazione. Ma l'adorazione, le parole, il modo di adorare. I salmi sono ricchi di parole che ci aiutano a comprendere come adorare Dio. La musica ebraica non la conosciamo, ma le parole sì. E quando non esistono le parole di adorazione che noi notiamo nei salmi 150 salmi e ce n'è uno, il 119 che è lunghissimo e facciamo un'adorazione di quella che sembra di essere, fatemi dire, ci manca solo il satanismo, perché è una confusione, ma soprattutto, fratello Re, questa non è una critica, ma è una cosa che bisogna rettificare. Quando chi canta davanti, nell'adorazione, noi che siamo seduti, non capiamo una parola. Che cosa dobbiamo fare in quella Chiesa? Cosa stiamo facendo? In qualsiasi forma di musica, di stile, di adorazione, secondo le parole sensate, che buona parte sono nei salmi, allora cominciamo a capire l'armonia dello Spirito Santo, perché sono già parole di un certo peso spirituale che quando le esprimiamo a Dio sentiamo che qualcosa cambia nella nostra vita. Leggiamo insieme il verso 20 che ci aiuta ancora. Perciò tutte queste piccole cose dobbiamo collaborare per aggiustarle con saggezza, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo per tutto quello che ci dà. In questo verso c'è la radice di ogni benedizione. Pensa per un attimo. Se noi durante il percorso della nostra vita continuiamo, come dice, continuamente, in ogni cosa diciamo grazie Signore, ti voglio benedire perché mi dai l'occasione di parlare, mi dai l'occasione di avere questa luce, mi dai l'occasione di avere il fratello lì vicino alla regia, mi dai l'occasione che c'è il fratello e la sorella dall'altra parte che insieme condividiamo. Per tutto possiamo ringraziare Dio nel nome del Signore Gesù Cristo. Quando la nostra vita trabocca di ringraziamenti a Dio, la gioia del Signore è la nostra forza. Ogni benedizione c'è in questo verso. La radice che noi possiamo costruire nella nostra vita spirituale sta in questo verso. Ogni benedizione. Questa è la sorgente, questo è il fiume. E qui dobbiamo essere trapiantati e restare e su questo fiume che le radici del nostro cuore devono assorbire dalla lode. La presenza dello Spirito Santo dobbiamo trapiantarci dove c'è questo sistema, come dice nel Salmo 1, verso 3. In questo modo, se le nostre radici sono piantate nella lode, nell'adorazione, nel voler benedire Dio, ringraziare Dio, avere un cuore esuberante per tutto quello che il Signore fa per noi e non è poco, allora. Qui c'è la sorgente dove noi cresciamo, ci dobbiamo trapiantare proprio lì, come dice questo, questo salmo. Egli sarà, così saremo, come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Gloria al Signore. Mm. Il segreto sta qui, quando noi ci dedichiamo col cuore in questo modo, secondo gli insegnamenti della parola del Signore, tutto il resto non porta benessere nella nostra vita. Continuiamo col capitolo 5, verso 21 che non abbiamo terminato, in Efesini 5, 21 che dice sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo, una sottomissione orizzontale verso gli altri, cioè che vuol dire educazione, tutto quello, non che ci dobbiamo sottomettere, una sottomissione orizzontale verso gli altri, ma la sottomissione verticale Dobbiamo averla solo verso Dio. Ricorda che Daniele pagò caro il prezzo per non piegarsi davanti a quello che dicevano i suoi contemporanei, ma fu grandemente onorato da Dio. Solo a Dio e mai agli uomini. Educazione, rispetto. Ma mai sottomissione. Questo è il sentimento di Daniele da quando era piccolo, ma tutti hanno usato questo sistema. E che dire poi degli apostoli? Pietro e tutti gli altri apostoli erano sottomessi, sottoposti alle autorità che rispettavano. San Paolo, nell'epistola ai Romani, nel capitolo 13, dice di essere sottomessi alle autorità perché, se usa poi il bastone, eh, Dio ce l'ha messo per esserci di aiuto. Ma mai sottomessi per disubbidire a Dio. Infatti, il loro motto è stato sempre: bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini rispettare tutti, ma quando viene ostacolato dal dover onorare Dio e dobbiamo essere sottomessi gli uni gli altri nel timore di Cristo, cioè orizzontalmente deve essere un buon andamento che ci aiuta ad una convivenza e la guida dello Spirito Santo, ma la nostra sottomissione deve essere a Dio, Pietro, e tutti dobbiamo obbedire a Dio e non agli uomini. Noi dobbiamo collaborare per strutturare la Chiesa di Gesù Cristo. Questa mattina il Signore ci ha parlato e nella Chiesa dove tu sei non è una grande Chiesa. Vedi come puoi. Nel miglior modo possibile, perché se tu lo fai per poter onorare Dio e voler onorare Dio, tieni presente che Dio ti onorerà oltre la misura che tu pensi. Ogni cosa che fai falla come per il Signore. Vogliamo ricantare quel canto che abbiamo cantato? Ci vuole perché dobbiamo chiederglielo al Signore, fammi un servo, fammi una serva fedele, facciamola diventare la nostra preghiera questa mattina, dovunque siamo, cantiamolo insieme. questa preghiera mi avviene Ebbene, vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola e cominciamo a fare quello che è nelle nostre possibilità. Ringraziamolo per la sua parola e per certo questa mattina c'è qualche pezzettino della sua parola che lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere che tu lo puoi fare. Comincia con quelle piccole cose che già senti nel cuore che puoi agire verso qualcuno, verso qualcuna, che siete insieme per far migliorare la cosa. Usa i modi giusti, soprattutto con amore, e vedrai che il Signore si serve di te. Preghiamo, ringraziamo il Signore e mettiamoci all'opera. Signore ti ringraziamo per la tua parola perché tu ci tieni più di noi che la comunità dove noi andiamo funzioni secondo il tuo programma, secondo il tuo volere e dove ci sia la manifestazione continua della presenza dello Spirito tuo Santo. Aiutaci a fare la nostra parte, te lo chiediamo insieme Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Fai una bella foto sulla televisione, così ti conservi i versi, li vai a rileggere. Primo Corinzi 14, 26, Primo Corinzi 12, 8 a 10, Primo Corinzi 11, 17, 18, Primo Corinzi 3, 1, Efesini 5, 15, Matteo 7, 12, Matteo 5:48, Efesini 5,16,17, 17 Colossesi 4:5, Efesini a 5, 20 Salmo 13, Efesini 5:21. Sul pianeta Terra non c'è stata mai una chiesa perfetta. E non sarà neppure la tua una chiesa perfetta, perché non esiste la perfezione. Però come vediamo C'erano molte cose anche allora che dovevano essere corrette, però con l'aiuto del Signore sono state fatte. Ora è il nostro turno di fare la nostra parte in questo tempo. Perciò mettiamoci all'opera e proseguiamo. Ti voglio ricordare qualcosa molto importante. Siamo a metà del mese ed è una cosa molto importante che ti voglio dire. Spesse volte lo Spirito Santo ti mette nel cuore di voler collaborare con questa opera per sostenerla anche finanziariamente. Però, questo però, ti voglio dire cosa mi dice il cuore e come te lo devo dire perché voglio essere ubbidiente a ciò che lo Spirito Santo mi dice, mentre tutte le altre cose li fai con urgenza, te li segni e lo fai? Questo lo stai trascurando. E a te che da un po' di tempo senti che devi fare la tua parte, il Signore te l'ha messo nel cuore, lo Spirito Santo te lo dice, perché se te l'ha messo nel cuore non è un prodotto della tua carnalità, perché noi siamo avari per natura. E quando dobbiamo spendere dei soldi siamo tutti <coughs> resti. Se te l'ha messo nel cuore vuol dire che è la voce dello Spirito Santo che vuole che tu partecipi a questa impresa che è la sua impresa. Perciò questa mattina per ordine dello Spirito Santo a te che lo senti da un poco di tempo che devi fare la tua parte per sostenere questa opera, ti dice sii sì ubbidiente, perché la tua obbedienza sarà compensata da benedizione da parte sua. Il Signore richiede l'ubbidienza nelle cose della nostra vita, l'ubbidienza vale più del sacrificio. Perciò ti voglio ricordare a te che il Signore ti ha messo nel cuore di collaborare per sostenere questa opera finanziariamente è già da tempo che te lo sta ricordando spesso e volentieri ti raccomando sii ubbidiente allo Spirito Santo trova qualcuno manda qualcuno vedi come devi fare per sostenere questa opera secondo la guida che lo Spirito Santo ti dà. Dio non mancherà di benedirti, perché è da tempo che te l'ha messo nel cuore, occupa solo la tua mente, completa, fai quello che ti ha detto e poi resti libera e lo di Dio, resti libero e lo il Signore. Dio piacendo, ci vediamo stasera. Per la preghiera con altri tre o quattro fratelli e insieme preghiamo perché l'opera del Signore avanzi e che la, lo Spirito Santo possa operare segni, prodigi e miracoli in mezzo al suo popolo per la gloria di Gesù Cristo. Pace a questa sera, Dio piacendo alle 19.30.